Buonasera amici di Feedback Bianconero, episodio numero 105, Champions raggiunta è il titolo della nostra puntata, ma io aggiungo un ma, puntini, 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 perché andremo oltre questo obiettivo minimo, possiamo dirlo tranquillamente, raggiunto dalla Juve per analizzare anche altri aspetti importanti della stagione che sta per concludersi. Speriamo con una gioia per noi tifosi della Juve. Ma andiamo subito a presentare il nostro amico Gianni Coppola. Ciao Gianni, benvenuto e buonasera. Ciao Domenico, buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti i nostri tifosi. Siamo arrivati alla Allora, puntata numero vai, Gianni, vai. 105. Ok, siamo arrivati alla puntata numero 105 e questo anche e soprattutto grazie al vostro supporto che ci seguite e vi invito a seguirci sempre di più sulle nostre pagine social. È un obiettivo raggiunto a 3 giornate dal termine, il che penso era il minimo per la società Juventus, ma che è diventato l'obiettivo più importante, visto che questo campionato non siamo mai stati in lotta per lo scudetto. Sicuramente la partita di ieri ha continuato a dimostrare delle cose che pensiamo da un po' di tempo. Diciamo che quest'anno è difficile guardare e commentare in modo sereno la Juventus perché anche con l'ultima in classifica il risultato è sempre in bilico, c'è sempre una certa sofferenza. E voglio dire anche che quest'anno la quota Champions si è raggiunta a 69 punti, correggimi se sbaglio, mentre invece l'anno scorso correvano 78. Quindi questo sta a dimostrare quanto il campionato italiano quest'anno pecca ancora di più in termini di qualità. E secondo me, per l'organico che abbiamo, è un risultato che a me onestamente non sta bene per la qualità di chi ci precede davanti. Serviva il centravanti arrivato, onestamente, tranne qualche rarissimo caso, siamo sempre figli degli episodi, vedasi 2 gol di Bonucci da calci piazzati, e sicuramente si soffre sempre tanto, è sempre un risultato in bilico anche contro le squadre piccole. Onestamente è sempre bello, ovviamente, quando un tifoso vede vincere la propria squadra, però io onestamente non è questa l'idea di Juventus che penso che debba essere. Certo, allora Gianni, entriamo un po' nel vivo della puntata. Saluto Trigiano Gaetano, e il conto rovescio mi mette ansia di urlare, Gaetano, diciamo così, è per fare un po' di spettacolo. Salutiamo Francesco Barbarino che fa anche lui sempre tanti commenti interessanti. Allora, prima di analizzare un po' i temi di questa sera, di questa serata, dove parleremo anche di un problema che secondo me ha comunque condizionato la stagione della Juve, come gli infortuni, vediamo anche un po' se è un caso che la Juve ha tutti questi infortuni o meno, poi allargheremo il discorso nelle prossime puntate perché chiaramente è uno studio lungo quello che stiamo facendo e chiede anche il suo tempo, però siamo già, diciamo, a buon punto. Parleremo del tema della maglia numero 10, no? Un tema un po' così lanciato anche sui social, vedremo un po' e sicuramente ci affacceremo, daremo un occhio a quella che sarà la finale che tutti credo vogliamo vincere. Mando un po' di messaggi innanzitutto per poi diciamo entrare nel vivo, però mentre mando i messaggi Gianni io ti chiedo intanto un'analisi di Juventus-Venezia. Hai già detto una partita vinta con sofferenza, andava vinta per carità, però anche questa è una partita su cui c'è molto da dire. Ti do la parola e intanto mando i messaggi dei nostri amici. Sì, come ti ho detto prima, Domenico, quest'anno è veramente molto difficile guardare e commentare in modo sereno le partite della Juventus. E quello che più mi fa, diciamo, tra virgolette, rabbia è che noi i primi 20 minuti abbiamo giocato a calcio, eravamo aggressivi, li andavamo a prendere alti, abbiamo trovato anche il vantaggio, seppur sempre, diciamo, non da azioni costruite e ricercate, ma magari figlio di episodi. Però, ok. Dopo il 20esimo abbiamo smesso di giocare e come spesso è successo quest'anno in casa nostra e non solo. Ci arretriamo, tanto è vero che le squadre iniziano a palleggiarci. Se dopo magari guardiamo un attimo i dati, c'è una percentuale di altissima di passaggi riusciti da parte di Venezia, cosa che accade perché l'altra squadra si abbassa tanto, ma perché il Venezia di solito è lei ad abbassarsi. Quindi ha iniziato a fare la partita, ha avuto varie occasioni, ha segnato meritatamente, a mio avviso, il pareggio. E poi siamo riandati un'altra volta in vantaggio, sempre con Bonucci, forse stavolta ancora più figlia del caso. E fatto sta, dimostra quello che dico, è che al 78esimo c'è stato un cambio, onestamente, che ha fatto molto discutere per me personalmente, dove è uscito Vlahovic per far entrare Chiellini. Quindi tu col Venezia vai sempre più a chiuderti. Questo
Questo è un problema di mentalità, non di qualità o di rosa di giocatori. Anche perché si diceva che il problema era l'attaccante, Domenico, ma l'attaccante è arrivato, eppure forte. Ma l'attaccante, da quanto è arrivato, cioè la sua media gol è dimezzata. Non siamo stati capaci di creare un'occasione da gol per Vlahovic contro il Venezia. E la foto di quando lui è uscito, c'è un frame immagine, quando lui è uscito, che è stato pubblicato. Adesso lo recupero, dai, lo recupero. Perfetto. Vai, continua. Mostra un'immagine di un attaccante avvilito, sconfortato, è messo lì più come lottatore che come finalizzatore. E questo è, diciamo, un po', eccola qua, cioè non c'è altro da aggiungere, esce per Chiellini al 78esimo, manca all'89esimo. E questa è un'immagine che per me la dice lunga. E non è la prima partita che noi soffriamo, è sempre in bilico, sempre lì per poterla pareggiare, per poterla perdere. A mio avviso le ultime due partite, Venezia e Sassuolo, ci è andata di lusso, per non essere volgare. Sì. È vero. Che secondo me nessuna delle due meritavamo di vincere. Poi, allora, vai. Quando vince è sempre contento, perfetto, però permetteteci anche di dire che c'è anche dell'altro e che noi vogliamo vedere una Juventus diversa. Allora, a tal proposito, ieri ho ascoltato, lo dico tranquillamente, Tacchinardi a Pressing, che in chiusura ha detto però attenzione, queste vittorie possono essere anche pericolose per il futuro della Juve, nel senso che non pensiamo che sia normale vincere tutte le partite così, perché altrimenti trofei non ne alzi. Io credo che anche Allegri sappia questo. Adesso stiamo anche un po' giocando sul personaggio, sul giocare bene, giocare male, eccetera. Però sappiamo tutti che non si può vincere giocando anche, con tutto il rispetto, l'ultima in classifica, come abbiamo fatto recentemente. Mando questo messaggio perché è un messaggio, secondo me, importante di Francesco Barbarino. Se posso dire la mia, ieri ho visto i giocatori un po' stufi di questo modus operandi di Allegri. Non parlo solo di Vlahovic, la cui reazione è stata comunque chiarissima, ma anche di Morata e chiunque voglia giocare al calcio. Allora, io vi dirò di più. Continuiamo ancora il messaggio. Questo modo di giocare non soddisfa assolutamente chi scende in campo. Un conto è divertirsi giocando un altro e correre 90 minuti dietro agli avversari. Allora, io vi dirò di più. Questo problema che ha sollevato il nostro amico è un problema che in realtà, e abbiamo mandato una pillola che io vi invito a vedere sul nostro canale YouTube Feedback Bianconero, il calcio che verrà, che abbraccia il tifoso. Perché, signori miei, la Juventus è comunque una società che deve anche vendere un prodotto. Sto dicendo, Gianni, che dobbiamo fare calcio spettacolo? No. Nel senso che non sto dicendo che dobbiamo sacrificare il risultato per fare calcio spettacolo. Però, in primis, io vorrei conoscere una persona che, se la sua squadra gioca anche bene, fa una partita spettacolare e vince, dice no, io preferivo vincere giocando malissimo. Non credo. Non ci nascondiamo. Penso che se si riesce qualche volta a coniugare, vogliamo chiamarlo bel gioco, organizzazione, eccetera, siamo tutti contenti, perché se la Juve mi fa una bella partita dominante, io sono maggiormente contento. Al di là di questo, poniamoci un po' dal punto di vista non del mero tifoso, e qualcuno anche un po' è stufo, purtroppo, io la continuo a guardare la Juve, lo ripeto, però qualcuno, legittimamente o meno, magari vede meno le partite, il prodotto lo vendi meno, perché se vai allo stadio e vedi una Juve che, stranamente, Gianni, ieri io dopo 20 minuti, dopo il gol, ho detto adesso al 20esimo noi ci abbassiamo. Ed è successo questo. Ho detto, continua così, ora segnerà il Venezia. Quindi il fatto che la Juve non prenda gol. Amici miei, ma non è vero, noi prendiamo gol da tutti. Abbiamo preso gol, segniamo, quindi vuol dire che la reazione la possiamo avere, al di là che sia stata o meno fortunata. Poi dopo un secondo torniamo a difenderci. Il cambio emblematico, abbiamo mandato l'immagine, la rimandiamo, Dusan Vlahovic, io l'ho definito svilito da questo tipo di calcio. Dobbiamo giocare per far segnare Vlahovic? No, non è quell'obiettivo. L'obiettivo è vincere. Sicuramente Gianni, credo che la presenza di Vlahovic, anche quando è in difficoltà, aiuti i compagni, perché comunque è un punto di riferimento, un terminale offensivo, attira su di sé tutte le attenzioni delle difese avversarie, eccetera eccetera. Però credo che anche un giocatore pagato così, con questo potenziale soprattutto, debba essere sfruttato diversamente. Io l'ho visto, può essere anche che Vlahovic non fosse contento della propria prestazione, ma io credo che fosse anche un po', diciamo, dubbioso del cambio fatto dal mister. Tu cosa ne pensi? Domenico, io penso che, allora, il ragazzo intanto sicuramente molto spesso non è contento di quello che fa, perché comunque è una persona molto ambiziosa, ambisce ad arrivare in alto, ma non è la prima partita che Vlahovic non gli viene offerta una mezza, non nitida, mezza palla gol per cercare di segnare. E ti dico una cosa, mi ricollego al tuo fatto, hai detto di Alessio Tacchinardi a Pressing. Siccome nomi non ne fanno,
Qualcuno ha detto, forse Franco Ordine, ha detto la Juve è scarsa, per questo non crea un'occasione a Vlahovic. E lui ha detto no, non è vero, la Juve non è scarsa a esatto. tal punto da non poter creare un'occasione da gol. Vlahovic non è la prima partita che lui ha zero occasione da gol, ma ti dico di più, io in Vlahovic sto rivedendo il Chiesa in mano ad Allegri. Se ti ricordi, Chiesa ha giocato sì. 60 metri dalla porta, molto spesso spalle alla porta piuttosto che vedere la porta. Vlahovic ieri è stata una partita intera, e ripeto, non è la prima, dove lui non vede mai la porta perché non viene messo in condizione. Ok, sta imparando a lottare, difende palla, gira la palla, cambia gioco, aiuta la squadra, fa il lavoro sporco, ma quello è un numero 9, quello deve fare gol. Altrimenti, allora, quando non fa gol, per lui non è no, meglio è da prendere. E tu lo sai perché è il tuo ruolo, quello di attaccante. Tu lo sai. Ok. Allora, Triciano Gaetano ha sdrammatizzato con una canzone bellissima, e questo che dice Claudio Coratti è vero. Ritorna alla spendibilità del prodotto. Vi ripeto, è la pillola che ho inserito sul nostro canale, affronta questo. Non dobbiamo sacrificare i risultati. Assolutamente, però ragazzi, quest'anno che risultati abbiamo avuto? Possiamo dire già, al di là di come andrà, io spero di vincere la Coppa Italia, lo dico, ci tengo, è la stagione peggiore degli ultimi 11 anni, al di là di tutto, dal punto di vista del, visto che Allegri, il suo mantra fino a qualche settimana fa erano i risultati, è la stagione peggiore. Adesso andremo a trovare anche delle giustificazioni, perché qui non si attacca nessuno, anzi ci tengo a dirlo Gianni, noi non siamo né Allegriani, neanche Allegrani, noi siamo Juventini, quindi qui non voglio né in e né out, io voglio il bene della Juve, quando Allegri fa bene io lo dico tranquillo, come l'ho sempre detto e anche difeso in passato se necessario, però se devo fare una critica la faccio in modo costruttivo, perché Gianni, perché se andiamo al cinema e guardiamo il film del nostro regista preferito ma è brutto e mi chiedono di fare la recensione, io posso elencare tutti i film stupendi che ha fatto, ma se quello non mi piace lo devo scrivere, altrimenti io non sono credibile. Juve-Venezia, signori miei, io salvo il risultato e salvo solo una cosa, a parte un Rabiot che possiamo dire in fase di recupero in crescita. Vogliamo spendere due parole su Miretti, un giocatore che ha avuto il 95% di passaggi riusciti, che è una percentuale alta per i nostri centrocampisti, perché mediamente la fanno i difensori quando ci va bene, ma soprattutto Gianni, quello che voglio dire, verticalizza. Ho visto un giocatore di 18 anni, va verso i 19, che gioca comunque di prima, verticalizza con personalità, mi fa piacere che Allegri lo abbia schierato, apriamo una parentesi, da quanto tempo stiamo dicendo forse qualche giovane in partite più semplici, perché qui non siamo stupidi, signori miei, Miretti ha giocato, a parte per la penura dei giocatori, perché Allegri sa che eravamo in Champions, ha preso la partita, tra virgolette, sulla carta più comoda per schierarlo, mi va bene, ma secondo me questi esperimenti potevano essere espletati già settimane se non mesi addietro, quando eravamo un po' in carenza di mediani. Secondo me si poteva anche provare prima, Gianni. Sì, anche perché molto spesso ha utilizzato Danilo, centrale di centrocampo, come dici tu, mesi fa potevi provarlo, ma io mi ricollego anche a Fagioli, dove sta facendo un ottimo campionato, e questo va un merito al signor Andrea Agnelli, dove lui nella sua visione delle Under 23 ha ragione, perché non dimentichiamoci, il Barcellona che fino a qualche anno fa è stato per un decennio ha dominato il mondo, tanti sì. di quei calciatori, e penso Xavi, Iniesta, Messi, venivano dalla cantera, ok? Anche lo stesso Thiago Alcantara, ma adesso stesso ha messo fuori Gavi. Cioè, questi sono ragazzi che a 17-18 anni hanno degli attributi, ma soprattutto hanno già un'esperienza internazionale. In queste partite devono giocare, anche perché l'Under 23 è un po' diversa dalla primavera, perché in primavera, diciamo la verità, è un livello molto basso. Mentre invece fisicamente la Serie C, è diverso, certo. Okay, la Serie C è un campionato tosto, ti forma. Picchiano come si suol dire. E deve essere anche veloce a scaricare la palla, perché altrimenti ti arrivano calci senza conto e senza fine. Quindi è già uno step, in un certo senso, di vantaggio nell'arrivare in Serie A. Quindi dobbiamo lavorare ancora di più. Poteva entrare prima, mi è piaciuto molto, anche perché finalmente un centrocampista che verticalizza, e anche ti dico di più, ha personalità, perché diceva agli altri come muoversi nei vari posizionamenti, e questa è una cosa che a 18 anni o ce l'hai o non ce l'hai, e quindi è un qualcosa da ricordare, perché abbiamo bisogno dei nostri giovani, soprattutto per farli crescere, ma soprattutto perché andiamo a spendere tanti soldi molto spesso fuori con tanti centrocampisti che poi non rendono chissà che, quando invece poi li abbiamo in casa.
Se mi Qualche posso riferire a giocatore, Rabiot, sì. Vai, se mi vai, posso come ricollegare a Rabiot, finalmente diciamo nessun ruolo a lui più consono. Vediamo sicuramente un Rabiot molto meglio rispetto a quando ha giocato da laterale. E qui mi chiedo: è possibile mai aspettare 8 mesi per capire che Rabiot non va fatto giocare esterno di sinistra nel centrocampo a 4, ma magari in mezzo al campo? Almeno è un grosso recuperatore di palloni, ha fisicità, si fa sentire. Di certo da Rabiot non mi aspetterò mai un passaggio filtrante o un cambio di gioco, ma il Milan di Non Ancelotti credo, non credo che sia aveva cresciuto come Gattuso. un 10. E quindi il Milan di Ancelotti, mezzo a Rui Costa, Seedorf, Kaká, aveva Gattuso e Gattuso era importante, ma messo nel ruolo giusto con e Seedorf, Rui Costa e Pirlo, è certo. Allora, mandiamo un po', leggiamo un po' di messaggi. Gaetano ci dice che il problema di Vlahovic era la consapevolezza di non aver avuto grandi occasioni. Diciamo create o proposte dai compagni. Miretti, secondo Claudio Coratti, in Premier Liga avrebbe già 10 presenze minimo. Idem Fagioli, Ranocchia anche bravo, anche Ranocchia è bravo, sì, sono d'accordo, interessante. Grande esordio, dice Francesco Palmieri, giovane molto interessante. L'unica cosa, lo voglio rivedere un po' sulla corsa, Gianni, non mi sembra abbia sia rapidissimo, però magari mi sbaglio, ho visto una partita, insomma. Però se ha la qualità può giocare tranquillamente, anche perché lui ha detto si ispira a De Bruyne, ha giocato invece alla Locatelli, no? Dove ha giocato Locatelli quest'anno, un ruolo Sì, completamente è diverso. vero. De Ma Bruyne mi diciamo sembra avere un altro passo, però. un'altra cosa migliore, oltre al passo, hai ragione, è anche la velocità negli scarichi, ma questo viene adattato dalla velocità diversa che c'è dalla Serie C rispetto alla Serie A. Però giocando lì può migliorare Assolutamente. e crescere. Ma soprattutto ci sono gli allenatori che migliorano i giocatori, perché De Bruyne, ricordiamocelo, al Chelsea con Mourinho, e guardiamo cose anche ecco, fu la famosa domanda che Mourinho si alzò e se ne andò, e guardiamo come un grandissimo potenziale sia cresciuto però con un allenatore che qualcuno dice ai grandi campioni, per carità avrà anche i campioni, per me non ha tutti i fenomeni, però ci sa anche lavorare con i campioni o potenzialità. Questo si può Vediamo. dire. Guardate Kulusevski, vogliamo parlare dei dati di Kulusevski, Gianni, in Premier. Penso che sia stato il miglior assist man da gennaio fino adesso. 8 assist, 3 gol in 14 partite, sto andando a memoria, quindi spero di non aver Ma sbagliato. lo stesso Cancelo con Guardiola. Un allenatore ha detto che Cancelo non poteva giocare sul lato destro come terzino e lo Che vedi non giocare difendeva. Terzini, che da terzino viene a fare il centrocampista centrale e diventa un giocatore, cioè chapeau. Quindi Certo. ci sono gli allenatori che portano questo patrimonio di calciatori che lo fanno crescere. Ecco, questo messaggio, velocità di pensiero, hai ragione Francesco, nel senso che se sai già dove dare la palla, hai già l'occhio periferico, chiaramente vai anche a sopperire una mancanza eventuale di velocità. Ragazzi, l'ho visto una partita, avevo guardato anche nell'Under 19, ma chiaramente una cosa è l'Under 19 e una cosa è la Serie A. Quindi sicuramente è un giocatore che potrà essere anche riproposto perché abbiamo adesso degli impegni che sì, per carità, dobbiamo onorare, ma soprattutto c'è la Coppa Italia, quindi possiamo anche sfruttare le prossime partite per far fare ancora di più esperienza a questi giovani. Però Gianni, al di là di tutto, chi è stato votato MVP? È stato votato MVP, prima di entrare poi nel vivo, diciamo, nostra puntata, Bonucci ha festeggiato bene il compleanno, quindi altra nota positiva di Juve Venezia, perché io poi non ne trovo tante. Miretti, abbiamo detto di Miretti, abbiamo detto di Bonucci, comunque è stato determinante, ha ben festeggiato con la fascia anche da capitano il compleanno. Del cambio Vlahovic-Chiellini, signori miei, per poi fare un 3-5-2, eccetera. Poi se prendiamo gol, voglio sapere chi segna. Non so cosa dire. Io però vorrei un attimo tornare su Juve-Venezia quando su alcune dichiarazioni di mister Allegri, sia quella della Champions che abbiamo letto tutti, quindi forse da un certo punto di vista è stato meglio uscire dalla Champions, altrimenti con pochi uomini era difficile, si potevano perdere punti in campionato, eccetera, eccetera. Ma io anche la dichiarazione che ha fatto sulla Juve che ha anticipato i tempi per tornare a lottare, ma io ricordo che ad agosto c'eravamo non definiti favoriti per lo scudetto, assolutamente, ma definiti una squadra che era lì per lottare, per ambire al titolo. Io non ricordo una dichiarazione dobbiamo arrivare nelle prime quattro, l'obiettivo è arrivare quarta. Io ricordo degli obiettivi diversi inizio anno. Poi, se vogliamo dire che dopo dicembre il quarto posto sembrava quasi una chimera, io sono il primo a dirlo, però poi abbiamo preso anche Vlahovic, quindi sembrava una chimera senza Vlahovic, con Vlahovic è cambiata la situazione. Però vogliamo giudicare allora, diciamo, dopo i primi mesi possiamo dire che il piazzamento Champions è un buon risultato, ma se ci poniamo ad agosto non era l'obiettivo,
il piazzamento. L'obiettivo della Juve è sempre, lo dice Agnelli, arrivare a marzo in corsa su tutti i fronti. In corsa su tutti i fronti per me non vuol dire essere in corsa per il piazzamento Champions, ma essere in corsa per lo scudetto. Vai Gianni. Assolutamente, Domenico, siamo partiti in modo diverso, ma siamo partiti anche come nessuno se l'aspettava le prime quattro giornate, no? Quindi a questo punto a dicembre veramente era molto lontano il discorso del quarto posto e poi si è ripreso e via via. Ma secondo me il quarto posto si è ripreso non tanto perché si è ripresa la Juve, perché la media della Juve dei punti tra girone d'andata e girone di ritorno è sempre la stessa. Si è 34 e adesso 35, perfetto, sono bastati 35. Perché dietro di noi c'è il nulla, c'è l'Atalanta, si è suicidata praticamente e completamente. La Roma e la Lazio non sono mai state così come la Fiorentina, diciamo, capaci di andare così avanti. E poi io mi faccio una domanda. Io penso una cosa, che per arrivare a certi livelli, no? E magari penso alle squadre della Premier che in questo momento, come City, Liverpool, sono a un altro livello, ma non solo di qualità, ma di mentalità. Klopp sta lottando per quattro obiettivi. Sarebbe la prima squadra al mondo a riuscirci. Quattro obiettivi. Martedì c'è il ritorno, anche se ha vinto 2-0. Sabato gli spetta il Tottenham di Conte, quindi non semplice perché è dietro al City in questo momento. Quindi sta addossando un po' le forze. Sabato ha giocato con mezza squadra di riserve, tra virgolette, non titolari, diciamo così. In caso il Newcastle eppure ha vinto. E allora Klopp cosa dovrebbe dire? Che è in corsa su quattro fronti. E noi su due o su tre avremmo potuto perdere punti, ma scusatemi, ma la Juventus sono anni che cerca di arrivare in fondo in Champions, in fondo in campionato e in fondo in Coppa Italia. Quindi è normale che alcune partite si vanno a pagare alcuni punti, perché è ovvio, no? Cioè, si possono perdere dei punti, ma io la vedo più come una giustificazione per dire, tra virgolette, meno male che siamo usciti perché almeno ci siamo concentrati per il quarto posto. E manco è vero, perché i punti tra andata e ritorno del girone sono gli stessi. La media è Certo, quella. mancano tre partite, però quello che voglio dire è che sono bastati 35 punti. Io pensavo ne servissero 40 almeno, quindi un girone di ritorno da, scusami, sì, da zona Champions o scudetto che la Juve sta facendo di fatto come risultati, perché va detto, però in realtà è bastato replicare il girone di andata, perché se domani la Juve si siede è comunque Champions. Quindi Esatto. questo ci fa anche capire che il livello del cambio, signori, quando dicono l'anno scorso siamo arrivati per il gol di Faraoni, ma non è così, nel senso che i punti sono stati quelli, ne hai fatto uno in più del Napoli, però ne hai fatti 78. Quest'anno è diverso, non si può fare questo paragone, perché secondo me la Juve meritava anche più punti l'anno scorso. Poi l'episodio finale, certo, è meglio arrivare Gianni a tre giornate alla fine tranquilli che arrivare fino Sicuramente. all'ultimo secondo davanti a una TV con la radiolina a vedere cosa fa il Napoli, ma questo è normale, però dobbiamo anche contestualizzare e capire perché si è arrivati a questa situazione. Allora, anche il messaggio di Claudio Coratti, se ci Ha fosse stato ragione, Sarri, avrebbe, ha forse ragione. probabilmente ha ragione. Anche Teresa Pollino è critica con le dichiarazioni di Allegri, che però ragazzi, io le voglio, oggi voglio anche fare un po' il difensore, altrimenti Gianni dicono, pensano che siamo o dicono che siamo sempre contro, insomma, sì. In realtà, andiamola a contestualizzare, lui dice perché avevo la rosa corta? Io ti rispondo, attenzione, perché tu sei arrivato anche così, perché a differenza di altri, vedasi ad esempio Pirlo, tu non hai mai lanciato il Frabotta, non hai mai lanciato perché Ake ha fatto mezza partita, stessa cosa Sulè e basta. Hai lanciato pochi giovani. Miretti, per esempio, ti poteva tornare utile in determinate partite prima. Anche se io vorrei capire, Gian, questi ragazzi giovani e forti non possono giocare. Adesso ci sono i cinque cambi, vogliamo dire anche questo. Possono reggere maggiormente anche il doppio impegno perché ci sono cinque cambi, non tre. Cinque. Cinque cambi vuol dire che tu riposi di più. Vedasi come viene gestito ultimamente Dybala, tant'è vero che sta avendo più problemi. L'Atalanta si è suicidata, dice anche Francesco Barbarino. C'è molto Posso dirti una rammarico con questo. cosa, Domenico, sul fatto Aspetta, che leggo solo sono. questo messaggio. Leggo Sì. solo questo messaggio. C'è molto rammarico in un campionato simile sì, avremmo potuto, anzi, dovuto dire molto più. Magari non vince lo scudetto, ma arrivare punto punto sì. Vai. Allora, mi ricollego alla cosa detto tu dei giovani. Quando ti dico una questione sempre di mentalità, perché l'Italia ha una mentalità vecchia non solo su tante cose esternamente al calcio, ma anche Vabbè, non sì. nel calcio. Se un giocatore giovane, ok, fa una partita e la fa male, te non lo fai più giocare, ma perdonami, ma un calciatore, no, per migliorare, come migliora stando a casa? Ieri Capello a Sky ha detto una cosa, e quando lui parlò con uno degli allenatori dell'Ajax, disse: guarda che qui, quando un calciatore giovane gioca una partita, la prima partita, e la gioca male, dopo lo rimettono,
perché altrimenti il calciatore l'hai buttato, si è bruciato. Cioè, non esiste un calciatore. È come un po' quando tu dici, io voglio l'esperienza, però a 20 anni, e come faccio ad avere l'esperienza a 20 anni per lavorare? E tanto è vero, resto, a quello che ha detto il nostro amico prima sul fatto del campionato, lui ha ragione, tanto è vero che Mertens ha dichiarato di essere stato deluso perché quest'anno, per la qualità che c'è nel campionato, ovviamente non c'era la Juve, detto, negli anni scorsi si sentiva che la Juve era forte, era potente, quindi sapevamo che eravamo sotto. Ma dice, quest'anno non vincere lo scudetto per noi è un rammarico, una sconfitta, perché per la qualità che c'era dovevamo vincerlo. E noi io vi siamo di Napoli. Allora, vi dirò di più. Intanto leggo però i messaggi, perché io da Klopp prenderei quattro giocatori, dice Claudio Corazza, Alisson, Arnold, Thiago Alcantara e Salah. Ti dico anche Mané, non è male, Robertson, il terzino, insomma. Però cosa vuol dire? Che la Juve, e sono d'accordo, non è che tutta la rosa, sì, il centrale, però la Juve centrali ce le ha, voglio dire, lui intende dire, con questa rosa, aggiungendo qualcuno, sei competitivo anche a livello europeo. Non è che devi stravolgere 22 giocatori, penso di interpretare così il messaggio del nostro amico. Andiamo ancora, se le intenzioni sociali erano quelle di pensare sulla linea verde, non doveva prendere un allenatore che con i giovani ha nulla a che vedere. Adesso infatti dobbiamo capire la direzione che vuole prendere la Juventus, perché io vi dico che Jorginho siamo molto avanti, Di Maria non abbiamo notizie, vediamo, però effettivamente bisogna capire la direzione che vuole prendere la Juventus. Però io vi avevo promesso un qualcosa di particolare. Gianni, spesso un cavallo di battaglia, e io voglio anche dire che così, che ci sono stati tanti cavalli di battaglia di chi magari giustifica o difende oppure cerca una spiegazione, ecco, usiamo questa espressione, all'operato del Miss, diciamo, alla stagione deludente della Juve, quindi va anche di converso, anche, anzi di conseguenza, a difendere il mister, sono le assenze. Assenze che ci sono state, che ci sono, che sono innegabili, che sono pesanti, perché è normale, la favola di Ronaldo, ragazzi, non la sentiamo, diciamo che abbiamo perso Ronaldo alla fine, ma lo sapevamo e non l'abbiamo ben sostituito, diciamo così, ma non diciamo siamo rimasti appesi all'ultima giornata, non diciamo questo. Diciamo che il centrocampo è arrivato solo Locatelli, va bene, che Chiesa purtroppo si è infortunato due volte, una volta in modo gravissimo, un'altra forse era dovuta anche, secondo me, al modo in cui veniva impiegato, lo posso dire, va bene, gravissima assenza. McKennie, in un momento in cui era in forma, brutto infortunio, tutto giusto, tante assenze, però io sul dato degli infortuni, alcuni dati sugli infortuni, io vorrei riflettere, perché se è vero che c'è la casualità, e lì non ci puoi fare niente Gianni, esistono le stagioni fortunate o sfortunate da questo punto di vista, certo, al di là degli studi che abbiamo, di cui abbiamo parlato in precedenti puntate, ci sono i dati statistici. Cosa intende fare la nostra pagina? Intende prendere gli ultimi 10-11 anni di Juventus vedendo i dati degli infortuni. Capirete che non esistendo un database preciso a tal proposito, è un lavoro certosino che io sto facendo, però non faccio questo di lavoro, quindi devo ritagliarmi degli spazietti di tempo. Datemi un margine di errore di qualche giorno, posso sbagliare il numero invece magari di 10, 11 e 9, ma di poco, però sono molto attento nella ricerca e vi posso leggere, perché poi prepareremo delle slide quando l'opera, diciamo così, sarà completata. Adesso sono riuscito a vedere le ultime tre stagioni, io vi dico i dati della stagione in corso, tenete conto che non sono neanche completamente aggiornati a Venezia Juve, perché poi a Juventus Venezia, che ha giocato la Juve, io avevo appena finito di preparare. Abbiamo avuto, Gianni, 37 infortuni muscolari, come li ho considerati? Chiaramente non per giornate saltate, ma ogni volta che c'è un intervallo, ti fai male a settembre e poi ti fai male di nuovo a novembre, chiaramente sono due infortuni muscolari diversi, anche se allo stesso. Ok, 37 muscolari, 10 traumatici, quindi come vedete, quando Allegri dice ne abbiamo avuti tanti traumatici, lì sei nella media. Possiamo parlare di gravità, ma io vi ricordo che Sarri, per esempio, ha perso Chiellini e Demiral per tutta la stagione. Tutta la stagione Sarri ha perso due centrali, attenzione. Covid o altro, quindi casi Covid, non so, convocazione dalla nazionale, quindi arrivi tardi con l'aereo, non vieni convocato perché sei stanco, altri motivi, mal di pancia, insomma cose così. Altro, 18, un totale di 56, diciamo, infortuni, chiamiamoli così, complessivi a stagione ancora da terminare. Partite saltate complessivamente 220.
Ok, quindi memorizzate il dato 37, il dato 37 muscolari, perché noi dobbiamo, diciamo, accendere, puntare il nostro obiettivo sui muscolari, riprende quello delle sue prime stagioni al Milan, dove ne ebbe 137 in 2 anni, di cui sempre 36-37 muscolari. Sono tanti perché, vi leggo i due dati, Pirlo 22 muscolari, poi pubblicheremo tutti, ma complessivamente molti meno infortuni, ma 22 muscolari. In una stagione dove c'era il Covid, ma al di là del Covid, dove non ha fatto preparazione, quindi dovevano aumentare, dice, ha avuto anche Ramsey per tutto il tempo. Quest'anno Ramsey che fa salire la quota è andato via. Quindi teniamo conto anche di Sarri 24, però signori miei, io vi ricordo che Sarri aveva Khedira, aveva Douglas Costa, aveva l'ultimo Higuain, aveva Ramsey, Rabiot che veniva all'infortunio, bene, non lo consiglia, insomma, aveva dei giocatori che Chiellini, che sì, vabbè, Chiellini non è stato Era anche muscolare, insomma, Buffon, se aveva. non erro. Ha avuto una serie di giocatori che erano molto tendenti all'infortunio muscolare. Lì Dybala ha saltato solo 2 partite con Sarri, quindi anche il discorso di Dybala, questo è importante. Quindi cosa sto dicendo? L'allenatore Allegri, resteremo con Allegri, cerchiamo di concentrarci perché Allegri, poi vedremo le altre stagioni, spesso ha questo problema, non è casualità. L'anno prossimo, io lo dico, rischiamo, se non cambiamo qualcosa, non dobbiamo dirlo noi. Perché non è il lavoro nostro, noi possiamo portare i numeri, ma i professionisti del mestiere devono risolvere il problema. Se pensiamo che è stata sfortuna, l'anno prossimo ve lo dico, avremo lo stesso problema. Quindi qualcosa Gianni va cambiato. Quindi io cosa dico? Nel pacchetto Allegri, inteso come staff, non sto dicendo che è colpa del mister, c'è anche la voce infortuni muscolari, perché sono una costante della sua gestione. Vai. Assolutamente, quindi un qualcosa che devono risolvere loro, anche perché è l'allenatore che sceglie uno staff. E quindi sicuramente potrà essere modo di preparazione, sicuramente modo di giocare, ma io per esempio mi viene in mente Chiesa nel primo infortunio, Chiesa ha fatto per molte partite 60 metri andare e venire, lontano dalla porta, con quegli spazi di accelerazioni, gli spazi aperti, cioè, è un modo di giocare che non era lo stesso che adottava Pirlo l'anno scorso. E se questa media di infortuni sono costanti negli anni, non è più una casualità, ma è un qualcosa che ti accompagna e fa parte, tra virgolette, delle problematiche che crea il tuo modo di lavorare, il tuo staff. Sicuramente è inteso staff per intero, che sicuramente non è solo il modo di giocare, che va risolto, perché altrimenti l'anno prossimo, come dicevi bene tu, saremo punto e da capo, ci appiglieremo sempre ai soliti infortuni, anche se apro una parentesi, quest'anno sia che ha avuto degli infortuni, sia che la squadra era completo, non è che la Juventus sia cambiata, la Juventus è sempre stata per me la Esatto. stessa Juventus, molto penosa da vedere, onestamente, come dicevi tu nel Non è marketing, bella da vedere, non è bella non da è vedere. bella da vedere, già il calcio della Serie A, le grandi partite non si vedono quasi più, diventa pesante seguire, dice, sai che c'è, che creiamo 4 occasioni, aspetto gli highlights, alla fine arrivederci e grazie, se è una bella giornata me ne esco, non la guardo nemmeno, non è nel mio caso Comunque, perché no, sono io certo. da sempre, ma nella media dei giovani che stanno crescendo, io mi rivolgo ai 14enni, 18enni, 20enni, e oggi è molto più fast, domenico, oggi preferiscono quando la cosa, ecco, vedi una partita come l'abbiamo vista martedì, City Real, e chi si muove dal divano? Nessuno. Quello è il discorso. Bisogna anche fare questo discorso. Però il problema è infortuni. Io ti voglio leggere un altro dato, perché quando si dice gli infortuni, infortuni qui, infortuni lì, allora, signori miei, la Juventus fino a gennaio, anzi, neanche voglio leggere i dati, voglio dare più o meno una classifica, aveva meno infortuni, aveva avuto del Napoli che del Milan. Era nona nella classifica delle assenze, quindi a metà classifica. Quindi non è vero, cioè noi fino a gennaio la squadra, bene o male, l'abbiamo avuta. E cosa abbiamo prodotto? Cioè, cosa abbiamo prodotto? Non possiamo dire, è colpa delle assenze. Tra l'altro stiamo parlando di un campionato mediocre, perché ripeto, facendo gli stessi punti di giornata d'andata, ci siamo garantiti praticamente il passaggio alla qualificazione alla Champions. Quindi vuol dire che le altre comunque gioco forza hanno rallentato molto. Bravi noi ad avere continuità, a fare i punti, perché i punti comunque sono stati fatti, però attenzione perché poi dobbiamo vedere quando alzeremo l'asticella cosa succederà, perché io sul campionato Gianni continuo ad essere non tranquillo, però maggiormente diciamo fiducioso sì, perché se arrivano i giocatori giusti, secondo me Allegri, bene o male i punti te li fa, però bisogna capire anche, e con il Sassuolo c'è la muraglia umana, e con il Bologna e pareggiamo, con il Il Venezia Venezia. anche. Dobbiamo soffrire l'ultima parte, tant'è vero che la Juve non ha mai vinto con 3 gol
di distacco quest'anno in campionato, e questo è un altro record negativo che è vecchio di 40-50 anni, quindi guardate come stiamo andando indietro nel tempo. Si unirà al terzo record, sarà il terzo record negativo di questa stagione, se così sarà vedremo. Quindi di cosa stiamo parlando? Vedere le partite della Juventus, io voglio che vince, per carità, però vorrei anche ogni tanto, credo Gianni, che sia più un discorso anche di mentalità. Cioè non è normale dire bisogna soffrire, Vlahovic deve capire, non so, l'altro giocatore deve fare esperienza, perché io lo accetto di soffrire, però tutte le partite no. Cioè onestamente io vi chiedo, al di là del risultato che tutti esultiamo quando segna Ken con il Sassuolo, quando segna Bonucci eccetera, però secondo voi questa strada è funzionale a ottenere risultati di un certo livello in futuro, o siamo tornati indietro e forse non arriveremo neanche a replicare quello che è stato il primo quinquennio di Allegri, Gianni? Perché non ci arriveremo. No, non ci arriveremo, anche perché nei 5 anni in cui è stato Allegri c'è una Juventus così penosa, onestamente, consentono di dire, l'altra volta io non c'ero, non l'ho mai vista. Almeno una Juventus che non era brillante negli anni di Allegri, ma almeno creava occasione. Per me giocare bene non è fare 3.000 passaggi e arrivare in porta, quello è uno stile che magari ce l'ha solo un allenatore, ma per me è creare le occasioni. Klopp, come dissi qualche puntata fa, ci arriva più in verticale, mentre magari in orizzontale ci arriva più Guardiola e non tanto nemmeno più. Però alla fine il creare occasioni per me vuol dire quello, giocare bene. Sicuramente la strada non è giusta per il campionato italiano. Se metti un paio di giocatori che fanno la differenza, e torniamo sempre ai gol dati dalla casualità, lo puoi anche vincere il campionato. Ma in Europa c'è, cioè, un discorso di mentalità. Io ho visto il City con Real attaccare per 93 minuti. Ho capito. Per 93 minuti. Io penso alla Juventus, se metti insieme i minuti che ha attaccato, per farne 93 devi prendere 13 partite, 14 partite forse, se ce la fai. E questa è mentalità, non è qualità dei giocatori, perché se fosse qualità dei giocatori, cioè fammi capire, ma il Verona è più forte della Juve che segna più gol, l'Empoli la stessa cosa, la Fiorentina, il Sassuolo, cioè non è un discorso di qualità, ma è di mentalità. Infatti, perché noi non stiamo chiedendo... Siamo tornati molto indietro con Allegri, che già prima per me non era avanti, poi è stato 2 anni fermo. Non stiamo chiedendo di dominare contro il Real, stiamo chiedendo di, anche chi va allo stadio, di cercare di fare qualcosa in più. Ogni tanto è lecito chiedere contro il Venezia, contro altre squadre, insomma, anche di bassa classifica. Il Venezia praticamente ha poche possibilità di salvarsi, sarà molto difficile, eccetera. Vediamo il messaggio di Francesco Barbarino. Obiettivamente parlando, Vlahovic sotto certi aspetti deve crescere, sicuramente, nulla toglie però questo modo di giocare lo ha fatto diventare un giocatore normale, giocare sempre attentamente alla porta, sfido chiunque, ma più che altro sai cosa dico? Lui fa il lottatore libero, lui gioca sempre spalle alla porta, deve pressato dal difensore, dove andò in difficoltà anche contro di noi, perché va in difficoltà, altrimenti, ripeto, prendiamo l'attaccante dalla Salernitana, alziamo il pallone e forse andiamo meglio, ma lui ha bisogno, anche perché la Fiorentina giocava diversamente, di giocare, secondo me, in un modo diverso, deve stare faccia alla porta. Lui ha bisogno di poter dare spazio al suo sinistro, di calciare con potenza e di vedere la porta, perché quando vede la porta, se sta bene, è micidiale. Se si spianca in un lavoro dove magari... Perché poi, voglio dire, non è neanche così redditizio il suo lavoro, perché il numero di gol fatti non è aumentato. Cioè, i gol fatti sono ancora pochi della Juventus. Poi, per carità, se miglioriamo perché compriamo i giocatori, allora Gianni, io pongo questi interrogativi. Visto che secondo me sempre si vince in 11, si perde in 11, il merito della società, dell'allenatore, giocatore, dei meriti, eccetera, eccetera. Voglio capire una cosa. Se, allora, noi a chi dobbiamo dare le responsabilità? Le dobbiamo dividere equamente. Allora, una fetta la vogliamo dare alla società, però dobbiamo dare ai giocatori e all'allenatore. Se l'anno prossimo si vince o cambiano le cose, dobbiamo dividere equamente anche quei meriti. Non è che l'anno prossimo... è tutto merito di Allegri, Allegri è bravo perché sono dei giocatori e quest'anno è colpa dei giocatori, perché io spesso quando leggo le sue dichiarazioni io leggo delle velate critiche ai giocatori, quando lui dice tecnicamente deve crescere, lui sta scaricando, per come la vedo io, la responsabilità sui giocatori, ma l'ha sempre fatto anche nei 5 anni alla Juventus. Non a caso i giocatori di personalità hanno avuto tutti quanti problemi con lui, e ti ricordo Tevez, e ti ricordo Dani Alves, quello che è successo nello spogliatoio prima di una finale, quindi questo è un qualcosa che lui l'ha sempre fatto. Io dicevo sempre anni fa, quando era la Juventus, vorrei vedere un'intervista di Allegri come fece Mourinho, dove dice è tutta colpa mia, ho sbagliato io, lasciate perdere i giocatori. Non è mai successo,
È sempre colpa di qualcun altro. Allora dico, se per vincere serve, faccio nomi a caso, attenzione, Savic, Pogba, Di Maria, Vlahovic e Zaccaria che sono stati già presi e poi magari prendi il difensore Skriniar, no? Faccio un esempio, perdonatemi, ma allora cosa serve pagare 9 milioni a lire? Andiamo a te domenico, possiamo gestire questi giocatori e possiamo vincere come accadeva qualche anno fa. Perché se ti servono i giocatori importanti, allora per me è uno spreco e uno sbaglio aver preso Allegri e soprattutto pagarlo 7,5 più bonus, quanto siano, perché comunque è più Deve pagato e io non giustificare vedo l'ingaggio. l'allenatore. Non è Deve vero che non giustificare. si vede la mano dell'allenatore si vede, ma in Si peggio. vede, si Ma vede, in peggio. si vede. Infatti, Si chi vede. dice è come? Chi dice sta facendo. Allora, ragazzi, io poi adesso scherziamo un po'. Ecco, anche Claudio Coratti legge la situazione come noi. Però chi dice sta facendo miracoli, io faccio la battuta al contrario, ragazzi, vi voglio bene, io rispetto tutto, tutto. Quindi è giusto anche che ognuno dica cose, anzi, meglio se le dite opposte alle nostre, però usare la parola miracolo con giocatori che sono quasi tutti nazionali, con il centravanti più forte della Serie A, uno dei giovani più forti del mondo in prospettiva come numero 9, giusto Gianni? Quello è il progetto di campione. Abbiamo De Ligt che, lo ripeto, è più forte di tutti e due centrali del City messi insieme. Gianni, il City lo guarda sempre giocare, potrà smentirmi. Gianni, sbaglio? No, assolutamente, soprattutto nel marcare De Ligt penso sia il migliore nel marcare. Voglio dire, abbiamo anche noi dei giocatori importanti, lo ripeto e ripeto, Gianni osserva molto sia la Premier League, la Liga, il City non ha tutti i fenomeni, ve lo ribadisco, è fortissimo, ma non sono tutti fenomeni. Quindi bisogna anche capire in un contesto di squadra come si muovono i giocatori, se questi sono i miracoli, io l'anno prossimo non oso immaginare cosa diranno se vinceremo qualcosa di importante, perché se il miracolo è arrivare ai quarti con una squadra comunque secondo me molto competitiva per l'Italia, competitiva, ecco, per l'Italia, e allora alzo le mani. Mandiamo un po' di messaggi, Gianni. Sì, dai. Se gran giocatore l'hanno etichettato, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Guardiamo il lato positivo, non paghiamo il bonus. Dice Gaetano, non so però le voci bonus, o miracolo, citazione. Saluto Sergio Raucci, 3 giorni dal termine del campionato, siamo l'unica squadra di Serie A che non ha un gioco. Ecco, quindi la tocca piano, però di fatto anche il Venezia aveva delle trame di gioco migliori, ma poi ripeto, ecco un altro dato importante, Gianni. Il Venezia ha avuto una percentuale di passaggi riusciti, ascoltate bene, mi sembra dell'84%, tipo la nostra. Percentuale che ha avuto pochissime volte solo a inizio anno quest'anno. Com'è possibile che contro di noi hanno tutti delle percentuali alte di possesso palla, occasioni create, passaggi? Perché? Perché noi ci schiacciamo e non pressiamo, non mettiamo in difficoltà gli avversari. E hanno tutti vita facile e hanno percentuali alte. Queste non lo dico io, questi sono i numeri. Sono tutti numeri positivi, quelli delle squadre che affrontano la Juventus, Gianni. Che poi tra le altre cose, no, mi viene in mente è quando si dice sei bravo tatticamente a leggere le situazioni. Allora, la squadra di Conte dell'anno scorso, permettimi di collegarmi un attimo all'Inter, non me ne vogliono i tifosi, ma Vai, vai. per farvi capire l'esempio. Quando Conte iniziò a giocare col 4-4-2 o 4-2-3-1 per 4-3-1-2 per far giocare Eriksen, prendeva un sacco di gol perché la difesa non era compatta. Cosa fece? Mise i tre difensori attuali, De Vrij, Skriniar e Bastoni, che comunque a difesa schierata, Bastoni è quasi insuperabile, così come Skriniar. Perfetto. Lui aveva un attaccante che era Lukaku, quindi è un giocatore che negli spazi, nella profondità, negli spazi grossi, non lo fermi, non lo becchi. Lautaro nel Venezia, Soprattutto in in Italia Italia sì, non lo perché prendo. poi in Italia molti difensori, tranne Chiellino, Koulibaly, cercano di marcarti a uomo e nel momento in cui mi marchi a uomo mi dai la possibilità di appoggiarmi, Lukaku penso che sia grande quanto il mio armadio che c'ho nella stanza da letto, quindi non lo sposti, ma lì è stato intelligentissimo Conte nel dire questo è il giocatore, questa è la squadra, io devo fare il meglio possibile con quello che ho. Quindi io questa è la tattica che devo usufruire, tant'è vero che l'Inter l'anno scorso è stata inarrestabile perché si vedeva che era un altro livello, ok? Mentre invece quest'anno Allegri aveva un'idea sua sulla squadra. Poi è entrato, ci ha iniziato a mettere le mani, per me ha fatto più danni che altro. La Juventus è partita malissimo, quindi come ho detto prima non siamo mai stati nella corsa scudetto, ma andando avanti col tempo e le giornate non è cambiato niente. Quindi vuol dire che la tua mano rispetto a quella per dire ok, prima non le prendo, e ok, ma questo lo voglio capire nelle prime 7, 8, 9 giornate perché devi dare una quadratura, ma è rimasta questa la mentalità del non prendere piuttosto che attaccare. Io
difficilmente ricordi una squadra che in Europa ha vinto così. Forse una me ne ricordo, il Chelsea di Matteo. Sono eccezioni, non devono diventare la regola. Bella la citazione di Pep Guardiola da parte di Claudio Coratti, la lascio in onda. Sono eccezioni, noi non dobbiamo confondere, cioè io penso che qui, no, allora il discorso è questo, noi non dobbiamo confondere il passato, che io riconosco a mister Allegri, perché io non sono uno che dice Allegri ha trovato il piatto a tavola, io dico ha trovato un ottimo lavoro che sicuramente ha fatto da viatico ed è stato intelligente anche nel metterci qualche suo ingrediente, sfruttare il lavoro di Conte, e ha potenziato anche in Europa il percorso di Juve, quindi è stato bravo, io lo difendo da questo punto di vista. Poi per me si poteva fare anche qualcosa in più, ma si poteva fare molto di meno, quindi va bene, non sono uno che va a criticare questo, però attenzione, fatevi una domanda e datevi una risposta su perché, nonostante tante vittorie, comunque le critiche non sono mai mancate da una parte di tifoseria, perché evidentemente spesso il gioco o qualcosa non era di gradimento della maggioranza o di una parte, ecco, di una parte sicuramente dei tifosi. Quando a questo aggiungi la mancanza di risultati, io ti dico, a vincere non mi hai vinto il campionato, di gioco non è che non ne vedo l'ombra, non vedo neanche l'ombra, è chiaro che andiamo in crisi quando guardiamo la partita della Juve, perché personalmente vi interrogo, è un'autentica sofferenza. Io voglio vincere, ma non voglio soffrire tutte le partite pensando che alla fine Szczęsny al 93esimo prende la palla sul cross, sulla punizione del Venezia, possiamo prendere gol, e con il Venezia, con il Sassuolo, con il Bologna, è sempre così, diventa davvero difficile. Poi il sostegno non manca, però io capisco anche Gianni, poi come dicevamo prima, tanti ragazzi che magari non sono neanche tifosi, sono appassionati di calcio, si guardano altre partite. Questo è il ragionamento che noi possiamo, può anche non interessare, perché noi la Juve ce la vediamo, allo stadio andiamo eccetera, però alla società può anche interessare, perché deve portare a sé nuovi tifosi o mantenerli, se una gran parte di tifoseria non è contenta, i risultati non ci sono, bisogna darsi una domanda, farsi una domanda e darsi una risposta. Leggo questo messaggio e ti do la parola. Al posto di Mario Berallegri avrebbe detto stamano, può essere piume, può essere piove. Queste sono citazioni che poi non so fare come Gaetano, quindi non mi lancio in queste citazioni. Allora, Gianni, un altro argomento interessante: chi prenderà la maglia numero 10? Si è parlato di Chiesa, maglia numero 10 che è ancora sulle spalle di Dybala. Un tuo pensiero su questo? Partiamo dal fatto che io adoro Chiesa, e tant'è vero anche nei nostri messaggi privati, quando lo prendemmo ti dicevo, guarda, sì, Chiesa diventerà forte perché ha voglia e tutto quanto, ok, così è stato. Però vedi, io ti dico una cosa, una mia esperienza personale. Quando noi ci presentiamo sui campi da calcio e quando vediamo, la prima cosa andiamo a cercare una squadra avversaria, soprattutto quando magari si gioca e non si conosce, è il numero 10. Perché? Cioè, perché il 10 per eccellenza è la maglia che va data a chi è di una qualità tecnica superiore alla squadra, cioè di quello che ti dice che ti può fare la giocata, quel giocatore che c'ha quell'estero. Esattamente, cioè, la fantasia, quell'estero e quant'altro. Quindi Dybala è stata fatta una scelta societaria, possiamo non condividerla, va bene, però capisco anche il marketing, però onestamente dalla società e da tifoso juventino io non mi aspetto la 10 a Chiesa, io mi aspetto che va via Dybala perché si fa un discorso diverso, perfetto, ok, prendete un altro estro, un altro fantasista, una persona che merita quella 10, perché noi diciamoci la verità, per la nostra epoca, mia e soprattutto anche tua, noi veniamo dalla 10 al signor capitano di Alessandro Del Piero, che cioè, poi è stato Roberto Baggio, però è vero pure che l'unico che è stato in grado di portarla alla grande e ci ha fatto emozionare è stato Tevez, dopo Del Piero, Tevez l'ha rispecchiata alla grande per cazzimma, se la posso dire, vabbè, ormai sono 10:30 e quindi ok, e quindi c'è stato. Io non sono d'accordo a darla a Chiesa, perché è un peso che secondo me può anche reggerlo, ma è meglio che non lo si dà, non è un numero 10, e onestamente se va via Dybala io mi aspetto un colpo da numero 10 dalla società. Sì, allora, io, vabbè, i numeri ormai hanno perso molta importanza, quindi cioè, se Chiesa prende la numero 10 mi fa piacere per lui, se a lui piace. Però ti dico, forse uno dei pochi numeri, insieme forse al 9, ecco, al numero del portiere, all'1, a quello dei difensori, forse, che soprattutto il 10 e il 9 hanno un significato particolare. Il 9 in genere è il centravanti, il bomber, il 10 è, come detto tu, il fantasista, seconda punta, il trequartista, giocatore di maggiore estro e qualità. Quindi Chiesa ha classe, per carità, però non va a rispecchiare, diciamo, il 10 canonico
anche perché poi è un esterno, poi per carità ci sono stati esterni che hanno avuto il numero 10, quindi non è che siamo qui a... però forse effettivamente anche io aspetterei un giocatore per il mio gusto personale, ecco, parlo solo a titolo personale, non c'è una cosa giusta o sbagliata in quello che sto dicendo, credo, più simile ecco a Dybala o un trequartista, uno Zidane, capito, come tipo di ruolo intendo, un tipo di Certo. ruolo diverso. Poi per carità, se la prende Chiesa, speriamo che faccia tanti gol. Non è un argomento che è dirimente per le sorti della squadra. È No, vero assolutamente. che, però, attenzione, è vero che la numero 10 ha per il fascino, per la storia, eccetera, un peso particolare. Quindi non è dirimente, però, per qualcuno come Tevez prendere, indossa e non ha problemi, per qualcun altro può anche avere un peso, essendo la 10 della Juve, maggiore. Questa è una considerazione. Pogba, quando ha messo la 10, secondo me, pur non essendo un 10, comunque l'ha onorata perché ha trascinato poi la Juve in quella rimonta a scudetto, Sì. ma chiaramente non era un numero 10, ma era un giocatore fortissimo, dalla grande personalità, che poteva reggere tranquillamente un numero così gravoso sulle spalle. Quindi bisogna vedere anche, fai un nuovo acquisto, Gianni, prendi un giovane gli della 10 della Juve, non lo so, bisogna capire anche, bisogna capire il mercato della Juve, perché poi qui E questo ancora mi non siamo preoccupa, entrati. perché se Questo si mi mette nella preoccupa. 10 a Chiesa, mi preoccupa, Perché dici non viene sostituito Dybala. Capisci che dico io? Morata andrà via, ok, Ken sarà restituito, Dybala va via, Ken andiamo a non lo giocare so, in non lo so, Ken Ken non lo so, Ken non non lo lo so. so, Morata stanno trattando sul prezzo perché non si sa. Allora, Atalanta Salernitana 1-1, Sì, intanto basta ringraziamo match. Francesco Paolo Palmeri. A che stanno? È finita già, chiedo perché siamo in Sì, live, quindi non ho finita. il Sì. posto della situazione. Diciamoci l'età di calcio dei meteori, il 10 non ce ne sono o non alla nostra portata, dice Tipo la Triggiano seconda, Gaetano. tipo A meno la che non seconda. viene Salah, però non viene, l'ho buttata lì così, insomma, o Mbappé, non lo so. Pianto di disperazione, ci sta tutto, è finita. Grazie Francesco Paolo Palmieri. Quindi bisogna vedere, e questo dipenderà anche dal mercato. Mercato che Gianni, tu sei, diciamo, fiducioso, sei preoccupato. Vedi un cambio di rotta, ecco, nella politica societaria dal punto di vista del calciomercato? Io, per esempio, sì, io penso che prenderanno degli uomini di maggiore esperienza, per esempio. Sì, penso e spero anch'io, perché diciamo che l'attaccante forte e giovane che può crescere e può fare tanto bene si è preso, no? Un po' come quando si doveva prendere tipo Haaland veniva da Salisburgo, si è preso con Vlahovic, si è pagato anche molto caro, va bene, ok. Però adesso c'è bisogno di quel mix, perché poi ci sono due categorie di giovani, giovani giovani, 17enni, 18enni, e quelli possiamo prendere dalla nostra cantera e farli crescere. E poi ci sono magari giovani intesi come 24 o 25 anni, che non sono più così giovani, ma hanno già una certa esperienza. Ma sicuramente serviranno persone pronte, perché Mister Allegri per me non è capace di far crescere giocatori, diciamo, giovani e farli portare a un certo livello. Quindi ci voglio giocatori pronti, esperti, di personalità. È solo che la mia preoccupazione è che ci sono altri tipi di società che, quando vedono magari qualche giocatore importante in Italia, arrivano sempre prima di noi, offrono più soldi e hanno anche un campionato dove c'ha maggiore appeal. Quindi sicuramente dovremo andare, diciamo, in un mix tra non troppo giovane e qualcuno più di esperienza, magari, sai, 26-28. E io, per esempio, con Francesco prenderei Di Maria. Onestamente lo Ecco, prenderei. dice la 10, quindi su Di Maria tu sei favorevole. Sì, mi piace molto. Vedi, Maria, mi piace molto. E poi comunque Forte, forte. è anche se tu pensi in un 4-3-3, hai Chiesa a sinistra, Di Maria a destra, e Di Maria è uno non solo che fa gol, ma ti tira No, fuori anche giocate e quantità. assist al Ma di poi fuori. anche Cioè, quantità, perché a corsa è quindi esatto. integro, Io lo nonostante prenderei, l'età. sicuramente non chiederà poco di ingaggio, perché poi anche a scadenza di contratto, quindi verrebbe a zero. Però onestamente io, se va via Dybala, cioè, Dybala andrà via, io prenderei Di Maria. Arriveranno calciatori non giovani, come ben detto inizialmente. Io adesso vediamo cosa dice anche Francesco Palmieri. Ha un piede meraviglioso. Di Maria è fortissimo, però il mio... Allora, io vi confesso il mio gusto personale, che non è assolutamente una... detto che sia giusto. Io la linea giovane, Gianni, a me piaceva, però sono consapevole che solo con i giovani non vinci. Però se prendi staff giovane, allenatore giovane, giocatore giovane, forse è anche più difficile, no? Perché magari non ha le esperienze, eccetera. Però io sono anche... come devo dire, disposto, e anzi mi piace vedere la crescita. Io Kulusevski, la crescita che sta facendo al Tottenham,
Penso che magari un tifoso del Tottenham tra 1 o 2 anni, se diventa ancora più forte, è contento perché vede crescere un gioco, così come possiamo parlare noi di Chiesa, ma lo stesso Dybala quando è venuto alla Juve, o speriamo Vlahovic, Pogba. È bello vedere un giocatore, non per forza 19enne come è arrivato De Ligt, Pogba, cioè, ma anche 20, di 21-22 anni, che cresce con la tua maglia e fai un progetto che poi però è una squadra che 5, 6, 7, 8 anni ha un lungo, no, lasso temporale per essere costruita per vincere, e poi davvero devi inserire pochi giocatori perché comunque la base è solida ed è giovane. Qui dobbiamo capire come sarà la spina dorsale. Se Ma viene non puoi farlo. Jorginho, è 32 anni, viene, allora bisogna Allegri capire. non puoi farlo perché non è Allora, quel tipo di allenatore. Non lo è. stiamo dicendo che innanzitutto Allegri non è, se questo è il ragionamento, poi vedremo. Con il ragionamento che fai tu, stiamo dicendo che Allegri non è l'allenatore adatto per far crescere dei giovani, che non è l'allenatore adatto per ricostruire, o non è un allenatore che senza, a parte per me i campioni li ha, ma senza una squadra piena di campioni, cioè diciamo che lui va in difficoltà. Quindi stiamo dicendo che gli dobbiamo dare dei giocatori importanti e poi magari li saprà gestire. Però cosa stiamo dicendo? Che allora quest'anno non era l'allenatore giusto, almeno per quelle che erano le intenzioni iniziali della Juve, quelle a partire dall'anno scorso fino a quest'anno. Io continuo a dirti che in un certo senso no, non era secondo l'allenatore giusto, o secondo me era giusto che restasse Pirlo almeno un altro anno, anche perché nel momento Sì. in cui, lo ripeterò fino alla morte, Pure hai tolto io. Ronaldo da questa rosa, è vero che hai tolto un campione da 30 gol, ma Sì. con Ronaldo la Juventus ha perso la sua juventinità, perché negli anni di Ronaldo la Juventus ha dovuto accontentare Ronaldo nel giocare una squadra per lui. Nel momento in cui Ronaldo è andata via, quella coesione di gruppo, perché ormai Ronaldo è sceso come Dio in terra, è arrivato come Dio, non abbiamo vinto manco la Champions, quindi si è persa quella juventinità e quella coesione di gruppo, tant'è vero che l'ha detto anche Buffon, e parliamo di uno che ne sa qualcosa di Juventus. A quel punto è vero che perdevi questa stella e questi 30 gol, ma potevi recuperare e soprattutto creare quella cosa, come dici te, un mix tra giovani e meno giovani, con Pirlo, perché è ovvio, se Pirlo parla a Ronaldo, permettimi, Domenico, ma Ronaldo lo manda a quel paese, no? Perché giustamente. Però io voglio dire, questo tema di Ronaldo è un tema, anzi, dobbiamo battere su questo tema. Perché? Perché, signori, Assolutamente. quando mi dicono non avevi, allora, a parte oggi ho letto qualcuna scritta, non avevi 40 gol, 40 gol forse li ha fatti quasi, quasi, con Sarri e con Pirlo, con Allegri ne ha fatti 28, quindi con Allegri ha fatto meno gol, 10 gol in Meno. meno gol. Però, Ok. diciamo un'altra cosa, questo è innegabile. Ragazzi, chi segue il calcio non può dire che questa cosa non sia vera. Ronaldo ti condiziona tutto il lato sinistro della squadra. Ronaldo, lo ha detto anche Tudor, che è un allenatore, così non uso parole mie. Ronaldo non ti consente di fare un certo tipo di calcio, quindi se è vero che ti risolve tanti problemi, come diceva Sarri, che è un fuoriclasse immenso, ma è anche vero, uno dei più forti della storia, eccetera, eccetera, ma è anche vero che 36-37 anni comunque sia un giocatore sul tramonto della carriera, non è lo stesso di 6-7 anni fa, per non dire 10 anni fa. È anche vero che ti condiziona il centravanti che deve stare a sua disposizione, ti condiziona il centrocampista di sinistra e soprattutto il terzino sinistra che deve stare a sua disposizione. Ricorderete Frabotta, per esempio, lasciava sempre spazio, poi c'era Ronaldo, no, che si accentrava, partiva da sinistra, e c'era il terzino, però almeno scendeva. Ora, cosa voglio dire? Senza Ronaldo perdi tantissimo, però attenzione, tu ne guadagni in armonia di squadra, in ordine tattico, perché se fai un 4-3-3 pulito, tu hai l'esterno sinistro che può coprire, che può difendere. Hai una squadra che può essere compatta nell'attaccare e nel difendere. Io vedo la Juve compatta nella difesa, ma poi quando saliamo, Gianni, mi sembra di vedere tre reparti slegati tra loro. Il centrocampo non accompagna, i terzini non esistono. Un po' Pellegrini, Danilo è diventato un centrale difensivo. Danilo si è fatto due discese e due cross in tutto il campionato, sono tanti. Danilo ieri, guardate con il Venezia, Danilo ha fatto il centrale di destra. Ditemi che Danilo non ha fatto il centrale difensivo, era schierato a destra, ma non è mai sceso. Sbaglio, Gianni. Allora, con No, no, Ronaldo, assolutamente, ma è sempre una tu. questione di come ti comandano, di come ti mettono in campo e cosa ti chiedono di fare, è sempre lì. E ti dico di più. Inoltre, il discorso su Ronaldo mi interessa. Io vorrei rispondere. Io sono d'accordo nel dire che è una grave perdita, ma vogliamo dire che però proprio senza Ronaldo tu puoi fare un gioco di squadra migliore? Sembra Certo. un'assurdità, ma è così, perché è meno accentratore. Ma poi
soprattutto quando dicevi un 4-3-3 pulito, vuol dire anche che l'esterno di sinistra del, o meglio, l'attaccante di sinistra del 4-3-3 può andare a fare pressing, è quella cosa che chiedeva Sarri e che spesso fa, e tu dici a Ronaldo di andare a pressare, quello sa dove ti manda. Non lo fa, quindi, non lo fa. Onestamente, tu hai cambiato un allenatore quando è stato Allegri con Sarri, però ha avuto delle, cioè Ronaldo è oggettivamente una grossa difficoltà sia per Sarri sia per Pirlo. Tu hai fatto un anno con uno, un anno con l'altro, li hai mandati via pur vincendo più di quest'anno, perché Sarri ha vinto il campionato, quindi onestamente ha vinto più di quest'anno, perché se vince la Coppa Italia, per me è meglio il campionato che la Coppa Italia, se mi permetti. Quindi adesso devi per forza di cose far rimanere un allenatore dove ha fatto meno, ma siccome guadagna 7 volte di più a Pirlo, non puoi mandarlo via, perché i conti sono in rosso e perché sarebbe ancora un altro fallimento, il terzo consecutivo, e quindi non avresti una linea guida. Però permettimi di essere diretto, non me ne vogliono i nostri amici tifosi. Vai, vai, poi leggiamo un po' di messaggi, vai. La linea guida, cioè la linea di Allegri, è comunque un fallimento. Comunque sarà un fallimento, perché se tu per poter far vincere Allegri non puoi adottare il discorso di mettere i giocatori medio giovani, diciamo come età, e farli crescere tutti insieme, ma hai bisogno di giocatori pronti, e perdonami, Allegri non mi serve. Non mi serve Allegri. Allora, Gianni, io dico questo. Intanto leggo il messaggio di Caetano. Scusate, lo recupero un attimo. Se rimane Allegri, bisogna capire che modulo e idea di gioco vuole esprimere, per comprare anche giocatori adatti a quel gioco. Io anche sul modulo vorrei capirlo, perché vedo un'incertezza incredibile. Per me con Chiesa e Vlahovic puoi fare solo il 4-3 o il 4-2-3-1, non hai alternative, altrimenti Chiesa fa di nuovo il centrocampista. Poi vorrei saperlo anche io. Giustamente Francesco Barbarini richiama la pazienza, ma Francesco, io facevo sempre il paragone con, quando c'era Pirlo, con Ferguson, che ha vinto dopo 4 anni la sua prima coppa, se mi pare 7 anni il campionato, insomma ci è voluto tanto tempo, insomma. Ferguson. Vincenzo Lustinio, salutiamo, parlare male di Ronaldo è un'eresia? No, aspetta, no, non ho parlato male di Ronaldo, altrimenti si fraintende, non stiamo parlando male di Ronaldo, Ronaldo è un fuoricampo, una volta che ho detto che uno dei più forti della storia, cosa altro devo dire, e che ci risolve, vabbè. Sto dicendo che tatticamente, e questo è innegabile, con il Ronaldo di 36-37 anni è molto più condizionante rispetto anche a un Ronaldo giovane, tatticamente per un allenatore, poteva essere Sarri, poteva essere Pirlo, può essere Allegri, è più semplice far quadrare la squadra, cioè farla essere armonica, non che Ronaldo non stiamo parlando mai di Ronaldo, penso che il discorso sia chiaro. Rispondiamo, vediamo Trigiano Caetano, voi ce la vedete Allegri giocare una linea di attacco Chiesa, Vlahovic, Di Maria? Io manco nel migliore dei miei sogni, e allora se no è inutile che prendiamo Di Maria, a meno che non lo vuole mettere a mezzala come ha giocato qualche volta con Ancelotti, ma perché era troppo pieno di campioni. Ma stesso ieri quando è entrato Dybala gli ha chiesto di andare a coprire dalla sua fascia, cioè perdonami, e allora siamo ancora che dopo 4 anni Dybala deve fare la doppia fase fino là dietro la qualità, scusami, è lo stesso discorso di Vlahovic. Rispondiamo a Claudio Coratti, il bello è che Di Maria è dell'88, quindi va sui 34 anni, neanche 32. Il 4-3 già lo potrebbe fare ora? Sì, lo so, sono consapevole, anche se Dybala esterno non lo può fare. Però perdonami Domenico, nel calcio di oggi non tutti vengono a coprire. Allora, se tu ne hai uno o due che non ti coprono, mettere lì. Ma se ne hai 3-4 allora non va più bene. Quindi, se il problema è Di Maria, perché il discorso è da fare, Di Maria, adesso si parlava di Di Maria, no? Può dare la qualità e purtroppo c'ha soltanto la fase offensiva da poter fare, perché l'età purtroppo va verso i 34, come dicevi tu, e allora sfruttiamo Di Maria per quelle cose, perché se dobbiamo prendere Di Maria per fargli fare tutta la fascia a 34 anni, è un altro errore. No ragazzi, ma noi dobbiamo, cioè, dobbiamo accettare, secondo me, allora, diciamo questo, io non voglio neanche più fare osservazioni solo tattiche, tecniche e quant'altro, perché altrimenti uno può dire Gianni, tu non sei allenatore, eccetera, che poi non vuol dire niente, perché io vi dico una cosa, se parlo bene e faccio i complimenti, allora capisco, mettiamo i like perché sono bravo, e quindi posso farlo, se critico però non lo posso fare, che non sono allenatore, e allora non va bene neanche quando faccio i complimenti, allora uno deve stare sempre zitto e non deve parlare mai, perché non possiamo stare simpatici se diciamo che la Juve gioca bene eccetera quando non è vero, però perché diciamo un Forza Juve, che comunque ci mancherebbe, però se faccio complimenti all'allenatore allora sono bravo e ho diritto di parola, se lo critico non posso perché non sono, e non va bene perché potrei anche fare dei complimenti sbagliati già,
cioè bisogna uscire un po' da questo, vuol dire da questo, che se questo è il discorso, se questa è la linea del discorso, se vai al cinema non puoi criticare perché non sei un regista, non puoi fare niente, non puoi neanche criticare la pizza se non ti piace, ma no, perché non sei un pizzaiolo. Allora, anche il giocatore dice giustamente, anche sulle punizioni, Ronaldo qualche problema lo creava. Anche Klopp ha avuto il suo tempo, il sesso, assolutamente sì. Infatti io dico, Allegri deve lavorare. Va bene, volevo far lavorare anche gli altri allenatori, abbiamo Allegri, lo faccio lavorare, però io faccio un discorso di mentalità. Ecco, questo dico io, comunicativo. Io posso dire che la comunicazione non mi piace. A me non piace la comunicazione del dire abbiamo già... fatto, cioè siamo andati oltre quello che era l'obiettivo, abbiamo fatto un passo, abbiamo accelerato il percorso, ma che cosa abbiamo accelerato? Abbiamo accelerato niente, noi dovevamo già competere per lo scudetto, l'anno prossimo ci mancherebbe che non competiamo per lo scudetto, dobbiamo competere come per lo scudetto, manca solo questo. No, penso sia l'obiettivo di base della Juventus, no? Al momento che tu non eri la Juventus sai che di base lei vuole competere per tutti e tre gli obiettivi, sempre, è sempre stato. A 35 anni serviva a dirle certe cose, Claudio spiegati un attimino a cosa ti riferisci, sì, potrebbe fare un 4-3, Morata, Vlahovic, Cuadrado alto, Bernardeschi, nel senso, ok, vuole dire che poteva fare il 4-3 già quest'anno, ma Bernardeschi andrà via. Per il modo di giocare allenatore, il modo del 4-2-3-1, 4-3 non lo farà mai, non puoi chiedere a un giocatore a 30 anni, Maria, di fare, ma ragazzi, ma Di Maria, io so che è dell'88, adesso mi fate controllare in diretta. Aspetta, perché vedo io. Sono sicuro che sia dell'88 perché in genere sulle date ho una buona memoria. Vediamo, 14 febbraio 88 ha già 34 anni, ragazzi, sì. Quindi ha già 34, altro che va per 34 anni, ha già 34 anni. E allora, vediamo cosa di stipendio. Vediamo cosa ci dimenticare che Dybala le sue caratteristiche figa negli ultimi 40 metri, anche più avanti, magari dovendo venire a prendersi la palla in difesa svilisce. Io dico anche più avanti, figa. Vediamo Antonio Gallo, Domenico, non è così, senza Ronaldo e Vlahovic cosa dovevamo competere? E competere per il campionato, rispondo. Ma comunque Vlahovic lo abbiamo preso e abbiamo dimostrato, guarda Antonio, ti dico che quando la Juve ha preso Vlahovic anche io pensavo di arrivare nelle prime quattro, non oltre. Per come è stato l'andamento del campionato, incredibilmente aveva ragione chi diceva la Juve deve lottare per il campionato perché abbiamo buttato tante occasioni all'aria e potevamo addirittura essere lì per competere per lo scudetto. Vedasi già il confronto con l'Inter è stato determinante, quindi in realtà pur essendo molto dietro, io sono il primo a dire non pensavo mai di poter vincere il campionato a gennaio, già il quarto posto era grasso che cola, e in realtà non è stato così per l'andamento proprio delle squadre in campionato. E vi dirò anche questo, spero che non venga interpretato male Gianni, in realtà sto facendo un grande complimento al Milan, so che può essere frainteso, ma è un grande complimento. Se il Milan vincerà lo scudetto, sarà la squadra, secondo me, meno forte tra le vincenti, no, non solo delle quattro, ma non lasciamo stare questo, tra le vincenti campionati degli ultimi 35 anni. Vado a memoria. Cioè, pensate alle Juventus, Juventus degli ultimi 9 anni, l'Inter dell'anno scorso, l'Inter post Calciopoli, la Juventus prima, il Milan, Lazio, Roma, lo stesso Napoli di Maradona, la Sampdoria con Vialli, secondo me erano tutte squadre più forti sulla carta, almeno poi tanto di cappello, rispetto a questo Milan che crescerà. Quindi io, per me è un complimento, però vi sto anche cercando di evidenziare il livello del campionato. Leao è stato il primo giocatore a 3 giornate dalla fine a fare doppia cifra. Primo giocatore a fare doppia cifra di gol a 3 giornate dalla fine. Allora, giustamente, sì, Antonio Gallo dice con Ken, sì Antonio, con Ken, ma perché io reputo Morata comunque un centravanti, non da 30 gol, 40 gol, però comunque con Pirlo 20 li ha fatti, cioè comunque il centravanti titolare della Spagna, è un centravanti che per me, con Empoli per esempio, Allegri lo mise in panchina, in determinate partite va bene Morata in determinate partite contro certi avversari, può bastare, e poi per carità, del resto, voglio dire, Allegri dopo ha avuto Vlahovic, ma attenzione, la Juventus ha avuto molti più infortuni dopo. Cioè, noi siamo andati meglio, Gianni, nel periodo in cui è vero che abbiamo avuto Vlahovic e Zaccaria pochissimo, ma abbiamo perso Chiesa, che è un giocatore importantissimo nell'economia del gioco, e soprattutto abbiamo avuto tanti infortuni in più. Cioè, quindi, come vedete, evidentemente, dal punto di vista dei risultati, sicuramente la quadra l'ha cambiata Allegri, perché comunque ha avuto tanti problemi e ha fatto più o meno più punti di prima con Vlahovic. È vero che Vlahovic ti ha risolto il problema, ma tu hai avuto tanti infortuni, quindi evidentemente anche il fatto di compattare la squadra al di là del modo è importante. Quindi comunque l'allenatore, vedete, se fa un lavoro diverso, riesce a, insomma, mettere mano bene, e i punti li porta Gianni, perché anche Allegri nella dimostrazione in questa stagione lui ha perso tanti punti
quando aveva tanti giocatori a disposizione. Voi mi direte non aveva Vlahovic, ma io vi dirò: scusate, ma con l'Empoli in casa, tu hai Morata, Chiesa, Dybala, ti serve Vlahovic. Dopo ha avuto tante assenze, e comunque per me, Perché per con esempio, Chiesa non aveva Ronaldo? per me ha fatto una buona finale di Supercoppa, l'ha persa per un'esattenzione, ma comunque per gli uomini che aveva a disposizione l'ha fatta bene. Anche col Napoli abbiamo giocato bene lì a Napoli per gli uomini che avevamo. E mancavano Attenzione, tutti i sudamericani che erano arrivati in Italia. Ma io stesso con non so dire. l'Inter, cioè Juve-Inter è stata una partita che abbiamo visto una Juve che non abbiamo mai vista. E i giocatori erano sempre quelli. Quindi, quando noi parliamo di un concetto di mentalità di come si affrontano le partite e che viene dato dall'allenatore perché è lui che gestisce i giocatori, allora dico: lo vedi che allora si può fare con questi calciatori? Pressavano così alti, erano altissimi nel pressing, nel creare occasioni, nel creare anche solidità. Cioè, allora dico: è una questione che non ce l'hai nel voler fare perché magari, come diceva Tevez, ha paura. Di farlo tutte le partite, magari non lo fai tutte le partite, però un atteggiamento di Un'altra andare mentalità. a creare è quello. Se Un'altra mentalità. ce l'hai, è inutile che perdi tempo. Allora, Antonio ci dice: centrocampo, la Juve, visto che insomma la pensa diversamente, voglio dare spazio. La Juve è più scarsa tecnicamente del Milan, anche se sulla carta non sembra così. Guarda, Antonio, io non so perché, secondo me, Locatelli comunque è un ottimo centrocampista. Zaccaria, vabbè, lo dobbiamo conoscere meglio, però McKennie per me nel Milan giocherebbe. Io penso che, ma anche Locatelli, cioè Tonali a me piace. Però Gianni, non vedo questa differenza sostanziale. Hanno che sì, che quest'anno è stato altalenante. Bennassari è un buon giocatore, però a volte giocano con Diaz, che è andato malissimo quest'anno. Malissimo Krunic, quest'anno, nulla malissimo. di che. Krunic, nulla di che. Cioè, noi, bene o male, anche Rabiot, attenzione, è un nazionale, l'abbiamo spesso criticato, però nelle ultime partite sta dimostrando che in fase di recupero può essere anche un giocatore utile, o no? Assolutamente, assolutamente. Se Rabiot vicino a Rabiot, ti metti, faccio un nome a caso, Savic o Pogba, diventa anche Rabiot più funzionale alla squadra, perché in quel caso non gli chiedi di impostare o di lanciare lungo, ma di recuperare palloni, e il che c'è bisogno di giocatori così in squadra. È ovvio che è messo vicino a calciatori migliori, anche Allora, uno sì, vai, migliore. vai. Quest'altro messaggio, questo è interessante, perché è una discussione che ho avuto anche io di recente. Cosa ci dice Claudio Coratti? Al di là dei nomi che ha fatto, dice il City, il Bayern, lo stesso Real, tu per esempio guardi molto il City, Gianni, lo potrai confermare, non hanno una rosa lunga, ma giocano sempre gli stessi. Allora, perché mando questo messaggio? Al di là delle alternanze tra i giocatori, della rosa, eccetera, io voglio dire una cosa. Com'è possibile che anche i nostri sono stanchi? Perché anche il mister diceva sono stanchi. Scusate, ma gli avversari non sono stanchi. Ecco, ora ci vuole. Il City, il Liverpool giocano anche a intensità superiore, il Bayern a Monaco, non sono stanchi, sono stanchi solo i nostri. Io con i cinque cambi, un impegno a settimana ormai, questa cosa non la capisco, vi dico la verità. No, C'è qualcosa nella preparazione. non me l'aspetto più. Intanto il City là davanti a Grealish, Sterling, Jesus, Foden, Mahrez, Silva. Cioè, parliamo già di sei giocatori là davanti che onestamente faccio Leandro e Jesus. Esatto, stavo dicendo anch'io. Quindi la rosa è lunga. Poi sicuramente giocano quasi sempre gli stessi, tra difesa e centrocampo quasi sempre gli stessi, 90% sono loro, poi alternano lui in base alle partite per come sono. Forse questo intendeva dire, anche perché Esatto. Gianni, tu hai elencato tante mezze punte, sono più giocatori di qualità, Non ecco, c'è esterni. una punta, non Guardiola, c'è una punta. se ne ha 6, 4-5 li mette tutti, Li mette tutti. Oh, ha Quindi alla giocato. fine li fa Non giocare tutti quanti. dimentichiamoci che c'è De Bruyne ancora, che comunque non è uno difensivo che ha giocato, e No, mancava la offensivo. partita con Real, mancava Cancelo, dove, ecco, vorrei dire a buon Allegri, è andato in difficoltà sulla destra perché Vinicius ha fatto un po' quello che voleva con Fernandinho, perché non è un terzino destro, ha messo prima Stones e poi Fernandinho, perché non è un terzino destro, ha fatto un po' quello che voleva, perché se c'era Cancelo, non solo Vinicius poteva essere controllato meglio, ma doveva pure controllare Cancelo, perché anche Cancelo va a fare il settimo attaccante in quel caso. Quindi è la mentalità di portare otto giocatori lì davanti piuttosto che portare otto giocatori dietro la linea della palla. Infatti spesso stavano sopra la linea. Io vedevo il City, li vedevo tutti, a un certo punto quasi tranne il portatore, tutti sopra la linea della palla. Pazzesco. Cioè, una cosa impressionante. Infatti anche commentando con amici dicevo questo, stanno tutti sopra la linea della palla, proprio il contrario. Allegri a novembre è primo. Sì, i dati li abbiamo visti, mi sembra il giorno d'oro, gli stessi punti del Milan, voglio dire. Ma infatti come punteggio la Juventus è migliorata, questo è un dato statistico. Poi bisogna vedere, io di verità non mi preoccupo tanto per il campionato, poi si vedrà. Più per l'Europa, secondo me, Antonio, te lo ripeto, serve una mentalità un po' più propositiva che magari anche il mister adotterà, nel caso
dovessi avere altri giocatori. Vediamo un po'. Ciao ragazzi, salutiamo Annarita Bellotto, Francesco Barbarino, così andiamo anche noi verso gli ultimi argomenti. Ripeto quello che ho detto nella scorsa puntata, 4-5 dei nostri possono fare titolari in qualsiasi squadra d'Europa. Io penso che Chiesa sia ricercato, Vlahovic sia ricercato, De Ligt lo stesso, Danilo lo voleva anche il Bayern Monaco, un giocatore comunque anche di personalità importante. Pulisic e Gündoğan se li sono presi e giocano le Bentancur porte oggi l'anno. mi dicono: no, non è scarsa. Io sono d'accordo. Allora, Francesco, chi dice che è scarsa sbaglia, chi dice che è mediocre sbaglia. Vogliamo dire che non è eccelsa, non è fortissima. Sono d'accordo, però scarsa, mediocre, sufficiente sono termini da cancellare per questa rosa. Per quanto mi riguarda, anche Bentancur ho letto che è uscito tra gli applausi oggi, quindi anche lui, comunque, insomma, sta rendendo. Bisogna vedere nel contesto: i giocatori vanno sempre ben allenati, inseriti nel ruolo loro più ideale. Poi dipende anche il contesto, è chiaro che. A volte i paragoni uno li forza anche, ma non possono essere fatti Anche sempre, campionati l'ambiente diversi. che trovi, anche l'ambiente che trovi, Ambiente, perché la comunque situazione. Kulusevski, se posso spendere una parola per Kulusevski, Come? sia Pirlo che Allegri gli hanno fatto girare tutto il campo, da destra a sinistra in ogni ruolo. In cerca di ruolo. Secondo me, arrivi che sei giovane, pagato 40 milioni circa, tante prospettive. Se la Juve, dopo la seconda partita che non fa bene, viene criticato, secondo me lì è anche una questione di ambiente, è servito, oltre che. Secondo me è uno dei migliori, se non il migliore dopo Mourinho, nel lavorare con la testa, che Antonio Conte ci ha messo un attimo a farlo entrare, farlo essere decisivo, non giocare, decisivo. Sì, anche Guardiola con la testa è bravo, Guardiola, Oh, perché legge molto di filosofia. Allora, andiamo verso la chiusura, Gianni. Genoa, Juve, io ti chiedo più che le formazioni, ho messo possibili formazioni, ma io penso che lanceremo dei giovani, lanceremo dei giovani perché, voglio dire, ci dobbiamo preparare a un'altra partita che poi sarà l'argomento di chiusura, la finale di Coppa Italia. Quindi partita che... Cosa ti aspetti di vedere? Oppure pensi che a lei comunque faccia giocare un po' i giocatori per tenerli, diciamo, sul pezzo per la finale di Coppa? Forse non rischierà perché Sono vorrà stanchi, tenerli. scusi, Sono, sono se sono stanchi perché stanchi. devono giocare, questi ragazzi, quindi si riposeranno. Io penso che metteranno molte riserve e spero di rivedere Miretti titolare, sicuramente anche qualche altro giovane, perché a questo punto la Champions è in cassaforte, conserviamo Sì. le energie, anche perché l'Inter, attenzione, Sì. Abbiamo sta lottando per lo scudetto, quindi l'Inter non si può permettere di mettere le riserve. vantaggio. Abbiamo un vantaggio poi di andarci a giocare alla finale, diciamo con qualche uomo più importante. Non mi aspetto nemmeno Dybala che giochi titolare perché non l'aspetto titolare nella finale, onestamente. Te ne dico, non aspetto manco Vlahovic titolare a questo punto perché me lo aspetto sicuramente in finale sarà titolare. Quindi sicuramente mi aspetto tanti cambi e sfruttare questa occasione dove l'Inter ha un campionato che si sta giocando e quindi non può mettere tante riserve, anche perché... Onestamente, lì col Milan e noi invece possiamo sfruttare questo turno. Tra l'altro, giochiamo venerdì sera. Se non erro, correggimi Sì, se sbaglio. venerdì Ok, sera. venerdì sera. Non ricordo l'Inter dove vada. Mi sembra Inter-Empoli, può essere, però Non lo da controllare. ricordo, può essere, però ti dico una cosa, mentre tu controlli, io non mi aspetto Dybala titolare in finale di Coppa Italia. Ah, Ti beh, dico la verità. Penso fantastico. Morata, Vlahovic, vediamo, ovviamente come arrivano, però non mi aspetto Dybala titolare. Poi magari però potrebbe dare la lettura, faccio giocare Dybala, mi tengo Morata che è un giocatore che sa entrare a partita in corsa, sa anche eventualmente reggere i supplementari, eccetera. Quindi dipende dalle letture che darà il mister. Francesco ci conferma. Interempo, anche loro venerdì. Interessante. Sì, Allora, concordo. Gianni, senza girarci troppo intorno, non è il trofeo principale, dopo la Supercoppa è il meno importante, ma io voglio vincere per dare continuità alla striscia di trofei. Poi contro l'Inter ha un sapore particolare, eccetera, eccetera. Il valore che tu dai alla Coppa Italia, io ti posso già dire, guarda, per farti capire, io l'anno scorso ho dato un 6,5 alla stagione, ma forse dovevo dare un 7, perché comunque due trofei da un neofita, eccetera, ma al di là di questo, per me, se Allegri vince la Coppa Italia, se vogliamo fare il giochino dei voti, il mio voto è 6, altrimenti è sotto il 6, però è giusto un giochino. Cosa voglio dire? Per me la Coppa Italia è un trofeo e va vinto. Lì non mi interessa il modo, può fare il catenaccio, quello che vuole, sulla partita secca passo soprattutto, guardo il risultato, possiamo essere fortunati, magari una volta tanto, anche perché con Simone Inzaghi quest'anno e storicamente anche nelle finali non ci va benissimo, non ci va sempre benissimo. Quindi anche se in Coppa Italia Allegri le ha sempre vinte, almeno con la Juventus. Quindi speriamo che confermi questo suo trend,
È una partita da vincere senza se e senza ma. Come hai detto tu, paradossalmente possiamo, speriamo recuperare qualcuno, ma arrivarci quasi meglio perché abbiamo la possibilità di prepararla meglio rispetto all'Inter che comunque dovrà giocare una partita da vincere a tutti i costi. A noi della partita con il Genoa è una partita solo per la gloria. Sicuramente sono d'accordo, bisogna vincere senza se e senza ma, perché poi la mentalità mia, anche quella che poi della Juventus, ovviamente, è anche se è un trofeo Birra Moretti, tu devi giocare per vincere. Quindi che sia Coppa Italia, Supercoppa o qualsiasi altra cosa. Certo, non ci aspettavamo quest'anno di arrivare così e sicuramente non mi aspetto di arrivare a mani vuote, quindi voglio dare anch'io, come dici tu, la continuità di vincere un trofeo anche quest'anno, perché poi comunque un trofeo che metti in bacheca, hai fatto un percorso ed è giusto che lo vinciamo. Con l'Inter ha un sapore sempre particolare, e aggiungere anche col Napoli, se mi permette, oltre che con l'Inter. Dobbiamo sfruttare questa cosa di avere una partita, tra virgolette, dove noi possiamo veramente essere un po' più easy, più rilassati, perché rispetto all'Inter non ci stiamo giocando il campionato, ahimè, ma è una partita da vincere in qualsiasi modo. Perché? Comunque, Ma hai sì. detto dei punti, se la vince gli do 6, perché intanto se la vince ha fatto peggio dell'anno scorso, la No, però Juventus. il 6 ci sta, perché Il terzo, 6 ci quarto sta, posto, perché come vuol posto, dire il un 6 ci sta. trofeo. Adesso diciamo da una stima più o meno di bilancio, parliamo già di circa 50-55 milioni di euro che entreranno con la Champions, perché sarebbe stato un danno assurdo, Sì, non ci voglio nemmeno pensare per andare alle 4, assolutamente, assolutamente. assolutamente. Ok, un 6 ci sta come stagione, che comunque ha portato a casa diciamo un trofeo, Si è ma ok, qualificato tranquillamente, comunque questo va detto alla Champions. quindi dalla Champions siamo portati tranquillamente, ma se non dovesse vincere la Coppa Italia, la stagione per me è da 4,5-5. Sì, Perché perché non c'è valorizzazione. non portare un trofeo, mettiamo da parte un attimo l'Europa, perché l'Italia è uno step, più di uno step indietro in questo momento, ok? Ma non portare un trofeo in Italia con questo livello così scarso da almeno 30 anni, penso, del campionato, quindi tra Coppa e campionato, è un fallimento 30 anni, pazzesco. hai tolto pure i magnifici anni 90, Gianni. Ok, Troppo, troppo pazzesco, severo. Diciamo 10 anni, dai, 10-15 anni. pazzesco, Sì, no, no. però sul voto sono d'accordo. Ciao, saluto Gian Piero Verga che mi saluta. Quindi, Gianni, sostanzialmente, Coppa Italia da vincere, senza se e senza ma, non partiamo favoriti probabilmente. Però è anche vero che l'Inter qualche passo falso l'ha avuto, siamo stati anche sfortunati quest'anno nei confronti diretti, secondo me ce la possiamo giocare e poi vediamo. Poi occhio sulla prossima stagione dove, lo ripeto, tra le tante giustificazioni, vi ricordo quel dato che abbiamo dato a metà puntata prima di chiudere, il dato degli infortuni. Restate sintonizzati perché continueremo nella nostra ricerca e io pubblicherò Anche il poi le mondiale l'anno puntate. prossimo, eh. Quindi una stagione Sì. molto particolare perché si Molto fermano a novembre per il particolare, mondiale. molto particolare. Noi, poiché chiaramente finirà il campionato, parleremo di calciomercato, ma parleremo anche di un po' dei dati numerici, statistici di questa stagione. Il dato degli infortuni è un dato interessante per capire se siamo stati sfortunati, se è sempre così, se Allegri ha un particolare andamento, un particolare rapporto con determinati, Allegri intendo, diciamo, la gestione Allegri, non Allegri stesso, con Intendo sì. quelli che sono determinati tipi di infortuni muscolari, eccetera, perché poi se diventa un qualcosa di costante che si verifica sempre, io non potrei più, non posso più invocare la casualità che mi va bene sul traumatico relativamente, diciamo sì, poi apriremo un altro discorso, ma devo dire che è un qualcosa che avviene sempre. E allora devo aggiungerlo, anziché usarlo come scusante, lo devo aggiungere come critica al pacchetto. Perché dico allora, se è sempre un infortunio muscolare, vuol dire che devi rivedere qualcosa, modo di giocare, preparazione, allenamento, non lo so, lo devi sapere tu, lo dovete sapere voi, ma la devi rivedere. Quindi questo è un qualcosa di importante perché noi possiamo comprare tutti i campioni che volete, ma se non li abbiamo effettivamente con continuità, diventa difficile per Allegri o per qualsiasi altro allenatore dare continuità alla formazione e dare continuità al gioco. E quindi ai risultati, perché altrimenti bisogna sempre arrangiarsi. Del resto, Gianni, quest'anno abbiamo sempre cambiato la formazione, anche quest'anno, eccetera, eccetera. Quindi, in effetti, di continuità
Non ne abbiamo, forse non sappiamo neanche l'11 iniziale della Juve. Effettivamente, noi, se mi chiedi qual è l'11 iniziale della Juve, con certezza io a memoria non te lo posso dire, perché posso avere su due o tre giocatori il dubbio. Diciamo che Rabiot gioca sicuro, possiamo dire questo, insomma. Già, Indipendentemente dal modulo. assolutamente. Allora, nel fare questa battuta, Gianni, io ti voglio ringraziare perché oggi innanzitutto salutiamo anche Francesco Signore, che oggi non è dei nostri, ma insomma, così per un piccolo imprevisto, ma tornerà insomma, nelle prossime dirette e sicuramente ci sta seguendo e vi saluta. E Gianni, io ti voglio ringraziare per il tuo prezioso contributo inizialmente. Domenico, Anzi, io ringrazio innanzitutto, te. scusami. Io ringrazio te ed è sempre un piacere essere qui perché poi comunque cerchiamo di dare anche noi una nostra visione sulla Juventus e ci tengo a ribadire che non è né in né out, ma siamo tifosi della No. Juve, come giusto che sia. Abbiamo le nostre opinioni, il nostro pensiero e siccome siamo un paese democratico, è giusto che comunque ne parliamo È tutti bene insieme per vedere sottolinearlo. anche chi è d'accordo e chi Di questi no. tempi, di questi tempi è bene sottolinearlo, Esattamente. assolutamente. Poi chiaramente i numeri a volte possono confortare o dare una spiegazione o qualcosa che uno a naso ha percepito, ecco così, magari il numero può confortare determinati dati. Quindi, perché poi i numeri non dicono sempre tutto, vanno contestualizzati, però a volte quando vanno a corroborare un'impressione, allora danno maggior forza, no? Sono un supporto all'impressione che hai. Cosa vi invito a fare? Domani troverete la puntata su YouTube alle 2, come sempre. Seguiteci, sapete i social, gruppo Telegram, trovate le notifiche prima delle puntate e la puntata viene inviata sul gruppo Telegram, così la potete recuperare. Iscrivetevi al canale YouTube attivando la campanella. Se volete lasciate i like e condividete le puntate. Instagram e il gruppo Facebook Feedback Bianconero, dove ribadisco, noi manifestiamo solo il nostro pensiero per essere credibili, non per avere ragione, perché ragione nessuno ha ragione a prescindere, ma per essere credibili dobbiamo dire quello che pensiamo. Io se purtroppo determinate cose non mi piacciono, lo devo dire. Così come vi invito nuovamente, guardate l'ultima pillola, perché è un qualcosa ad ampio raggio che guarda le generazioni che non sono la nostra, Gianni, ma le future, però io posso dirvi. Magari hanno ragione tanti amici che preferiscono il risultato e basta, però così puoi ragionare guardando solo sullo smartphone il televideo il risultato, ma le nuove generazioni ragionano in modo molto diverso. Dobbiamo, anzi non noi, perché noi lo seguiamo comunque il calcio, ma la società secondo me deve tener conto anche di questo perché è una società che è molto attenta anche ai social. Salutiamo anche Francesco Paolo Palmeri, saluto tutti. Gianni, io ti ringrazio nuovamente, grazie sempre per la tua preziosa presenza. È stato un piacere, ringrazio sempre te per l'invito che mi fai. E ci vediamo presto, insomma, prima della finale, quindi faremo chiamiamolo un prepartita anticipato perché salvo particolari impedimenti o imprevisti, salutiamo anche Trigiano Gaetano, la puntata andrà in onda lunedì. Quindi dopo la partita con il Genoa ci incentreremo molto sul prepartita e vi anticipo, magari parleremo in modo maggiormente approfondito del dato degli infortuni. Sono in debito con il dato dei giovani, ma sto aspettando fine stagione. Ecco, fino alla fine, sempre, come dice Gaetano, per avere un dato completo anche dal punto di vista degli infortuni, ma quello adesso già è abbastanza importante evidenziarlo. Quindi faremo una puntata dove ci concentreremo sulla partita, sicuramente di Coppa Italia e su qualche dato importante di questa stagione. Chiudo dandovene uno: Dybala, stranamente, per rating, quindi per valutazione, è il primo della rosa della Juve. Avevo dimenticato di dirlo, Gianni, lo dico, poi affronteremo questo argomento nella prossima puntata. Quindi parleremo anche delle Interessante. valutazioni. Non le nostre, quelle dei siti specializzati che tengono conto quindi delle statistiche, dribbling riusciti, passaggi, tiri, eccetera, di tutti i giocatori. Quindi magari a volte i dati ci sorprendono anche. Grazie ancora Gianni, grazie a voi tutti. Come sempre, vi mando un abbraccio bianconero da Feedback Bianconero. Ciao. Ciao.